E così quel giorno fu legata alla colonna infame quel tale che per dire lo sapevo, diceva sapevamcelo. Era costui un uomo già avanti negli anni in parte canuto, quindi maggiormente colpevole, non avendo scusante del suo modo d'agire né la minore età, né quella inesperienza giovanile perniciosissima tante volte agli uomini. Per dire che una cosa era simile all'altra, ripeteva con gli occhi sprizzanti furbizia, idem con patate. Prendendo un appuntamento, così concludeva: alle 6 in galleria, ivi sarò coi miei. Raccontava, anche a chi non voleva saperlo, la famosa battuta dei due fidanzati. Lei, dimmi una parola dolce. Lui, zucchero. E questo in presenza di donne e bambini facilmente contagiabili, data la loro semplice natura molto impressionabile. Talvolta rivestiva i suoi motti infamanti di falsa saviezza. Esempio numero uno. Accipicchia come scotta questa minestra. È fatta col fuoco. Esempio numero due. Dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Dimmi come dormi e ti dirò chi sei. Dimmi con chi fischi e ti dirò chi sei. Eccetera, eccetera, eccetera. Il giudice, capito il tipo con cui aveva a che fare, gli fece una domanda sola, una subdola, traditrice domanda. Quando vi comprerete una casetta in riva al mare? L'anno di mai e il mese di poi. Mannaia benedetta! La sentenza fu subito vergata ed eseguita. E voi, uomini già avanti negli anni e in parte canuti, che apertamente o rivestendo di saviezza i vostri motti infamanti, contagiate donne e bambini, approfittando della cieca fiducia che deriva dalla vostra età e dalla vostra canizie, sappiate che egli fu ucciso ai piedi della colonna infame e che il suo nome vi fu scolpito. Per sempre.